Domenica scorsa, nel 60° anniversario della grande alluvione del 1951, che allagò tutta la provincia di Rovigo e provocò 84 morti, a Villanova Marchesana, un paesino sulle rive del Po, è stato ricordato il cardinale Lercaro, allora arcivescovo di Ravenna e Cervia, che fra i primi andò a soccorrere quelle popolazioni. L'allora Monsignor Lercaro portò con sé nell'arcivescovado di Ravenna 8 studenti incontrati sull'argine, che non avrebbero in alcun modo potuto continuare gli studi, poiché la sede delle scuole Rovigo era irraggiungibile. La manifestazione, voluta dalla municipalità e dalla parrocchia di Villanova Marchesana, è stata caratterizzata dalla messa presieduta da Monsignor Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare emerito di Bologna, e concelebrata da Monsignor Lucido Soravito, vescovo della diocesi di Adria-Rovigo. Numerosi parrocchiani di Villanova Marchesana, intervenuti insieme ad un folto gruppo di ex ragazzi del cardinale, provenienti da diverse località. Al termine dell'Eucarestia si sono susseguiti gli interventi di Monsignor Ernesto Vecchi e del sindaco Ilario Rizzi, che hanno ricordato quell'eccezionale evento e il grande atto di carità dell'indimenticato pastore della Chiesa, Giacomo Lercaro. Uno dei ragazzi che l'allora arcivescovo Giacomo Lercaro accolse sull'argine al Po sono io. Ero andato alla Piarda, dove si caricavano i materiali nel fiume Po, quando mi sento chiamare dal nostro parroco Don Giovanni Toso, il quale mi dice: «Bertino, vieni qua». E lo vidi da lontano che era assieme a un gruppo di altri miei amici, riconobbi che erano miei amici, e c'era un pretino sporco di fango. Mi avvicinai e Don Giovanni disse: «Eccellenza, le presento Bertino, un nostro ragazzo di parrocchia, uno dell'Azione Cattolica, che studia a Rovigo all'ultimo anno dell'Istituto Tecnico per Geometri». L'arcivescovo allora mi chiese cosa intendevo fare, quali erano i miei progetti. «Ci sono qui con me 7 tuoi amici, loro vengono in episcopio a Ravenna con me, così potranno continuare gli studi. Vuoi venire con me?» Io mi ripresi subito e dico: «Sì, grazie». Per noi l'arcivescovo di Ravenna, Monsignor Giacomo Lercaro, fu la provvidenza. Quell'incontro cambiò completamente la mia vita, perché mi diede la possibilità non solo di continuare gli studi, quindi di avere la possibilità di inserirmi nella società, ma anche perché mi permise di vivere in una famiglia di un educatore eccezionale che mi formò per tutta la vita.